Si firma un accordo importante con l'Università di Urbino, validità 4 anni, si unisce quindi l'Arma dei Carabinieri con l'Università per proseguire in una strada di futuro e cultura. Sì, il punto di sintesi è proprio la cultura. Grazie all'Università di Urbino, grazie al corpo accademico, grazie all'aspetto, alla componente amministrativo, grazie soprattutto al magnifico rettore, l'Arma dei Carabinieri avrà una possibilità di accesso per la quale si sono interessati la rappresentanza militare affiancata, che è un'articolazione che dipende direttamente dal comando dell'unità di base, che sarei io, e il magnifico rettore. Così la cultura è più fruibile da tutti i militari dell'Arma dei Carabinieri e questo è un punto di orgoglio sia per l'Arma dei Carabinieri che per l'Università di Urbino. Tecnicamente che aree dell'Ateneo Ducale riguarderà questa commissione, che era uno spettro largo, ampio? Sì, tutta la nostra offerta formativa è fruita dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, quindi avranno degli sconti sulle tasse universitarie, appunto proprio per agevolare l'accesso alla formazione, sia nella forma, diciamo, di iscrizione ai corsi nella loro totalità, ma anche in forma di iscrizione come studente parziale, diciamo, perché immagino che chi lavori poi abbia meno tempo anche di poter frequentare, e quindi soprattutto se non risiede a Urbino, quindi la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti e quindi diluire nel tempo il raggiungimento di un obiettivo che rimane quello principale per tutti e in particolare per chi fa parte di un'istituzione così importante come l'Arma dei Carabinieri. Queste collaborazioni con l'Università di Urbino non sono nuove, negli anni hanno permesso di creare anche una realtà che è un po' un caso unico in Italia. Sì, noi abbiamo sempre avuto questa attenzione con tutte le istituzioni, no? E proprio prima ricordavo che abbiamo firmato anche proprio il 1° di agosto una convenzione con la Polizia di Stato per i corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, e quindi anche qui svolgeremo un ruolo di riferimento a livello nazionale. Appunto è un impegno che ci prendiamo pensando che questo sia anche il nostro compito, una delle nostre missioni. Non sono solo i giovani, ma insomma, sono un po' anche le persone che appunto hanno bisogno e non potendo poterlo fare come uno studente normale, hanno bisogno di un'attenzione particolare.